La musica stimola la consapevolezza interiore, migliora l'umore, ma soprattutto crea emozioni e accarezza l'anima. Un insieme di sensazioni che si provano ascoltando all'organo della Chiesa di Santa Croce di Senigallia l'artista Filippo Sorcinelli, che sin da giovanissimo ha intrapreso la carriera musicale e artistica, portandolo ad essere conosciuto in Italia e all'estero. Filippo, quando è nato l'amore per l'organo, uno strumento alquanto particolare? Fin da bambino, io mi ricordo che portavo insomma mia mamma tra i vari giri, insomma poi alla fine siamo finiti nella chiesa parrocchiale di Mondolfo, dove lei amava insomma essere volontaria e puliva la chiesa. Io scorrazzavo nelle navate della chiesa di Mondolfo fino a poi scoprire questo strumento. La mia preparazione nasce al Conservatorio di Pesaro e poi il Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma, e poi da lì i concerti si fanno un po' in tutto il mondo. Anche a Notre Dame? Forse anche a Notre Dame, sì. Che cosa si prova a suonare in quel luogo così maestoso e unico? È un'emozione indescrivibile, perché è effettivamente una delle grandi chiese più importanti del cristianesimo, e quindi mi riempie di orgoglio ma soprattutto di emozioni. Lei ama anche improvvisare? Sì, fa parte un po' del mio percorso artistico, qualche volta la carta viene abbandonata per dare spazio forse più a quello che sia dentro. Ecco, la musica mi serve anche a questo, per esprimere attraverso la successione dei suoni qualche cosa di nuovo, ma che forse più rispetto a una partitura esprime più il mio stato d'animo e esprime più me stesso. Oggi ci troviamo in un luogo particolare. Sì, siamo a Senigallia, nella Chiesa della Croce, dove io ho l'onore e anche l'onere, perché no, di essere anche confratello di questa confraternita così importante, ma anche direttore artistico ed organista. È uno scrigno di bellezza e custodisce questa chiesa una pala così importante anche per tutti i marchigiani, perché Federico Barocci l'ha dipinta nel 1582 e uscirà da questa chiesa proprio quest'anno per una grande mostra voluta dal direttore Luigi Gallo della Galleria Nazionale delle Marche a Urbino. Lei ha dedicato anche un profumo a questa chiesa? Sì, le chiese sono uno scrigno di bellezza ma anche di odori, ed è interessante quanto le chiese parlino anche di queste stratificazioni di odori: gli incensi, le cere, i legni, gli sportelli chiusi delle sacrestie, di questi mobili un po' nascosti che custodiscono le reliquie nel corso dei secoli. Ma lei non è solo un organista, è anche un artista tutto tondo, e allora parliamo dei suoi quadri. Beh, certamente il mio percorso umano è anche di cristiano, perché parto dall'arte sacra, quindi le forme del Medioevo, del 200, delle tavole del 200, del 300, per poi trasfigurarle un po', per fare in modo che l'arte sacra possa parlare anche senza volti, anche con un volto trasfigurato, all'uomo di oggi, senza aver bisogno di un qualcosa che possa un po' ricordare una classicità oramai obsoleta. La sua città d'origine è Mondolfo, e per Mondolfo ha realizzato tanti progetti. Sì, da imprenditore in primis, ma anche da presidente di un'associazione locale, oggi oramai decaduta, e abbiamo fatto molti interventi, eseguito molti interventi sul piano culturale in un territorio che aveva realmente bisogno di essere un po' movimentato da questo punto di vista, e quindi abbiamo un po' fondato questo festival famoso in tutta Italia, perché era l'unico che parlava dei cinque sensi, sinestesia festival, e poi Mondolfo Galleria senza soffitto in piena pandemia. Quando i musei erano chiusi, l'arte è un po' l'idea che potesse uscire di nuovo ad abbellire e a far parlare di sé anche nei borghi, senza aver bisogno di un luogo chiuso. Un grande progetto che oggigiorno si è fermato, ma comunque ancora oggi con queste opere parla di sé e fa accorrere a Mondolfo molte persone.